Quante volte vi è capitato di sentir dire da N persone queste frasi? Non c'è più la musica o le band di una volta. Tutte queste canzoni elettroniche. Non c'è più l'anima. Non c'è più lo stesso concetto. Il rock è in declino? Forse. Ma se ci pensate bene, non è la prima volta. Dobbiamo imparare a vedere il rock come una bestia che nasce, muore e risorge nelle epoche. Ma quando le persone si lamentano del fatto che non c'è più la musica o le band di una volta, a che cosa si riferiscono? A quali band? Cioè, vorreste le stesse band che un tempo spaccavano o vorreste delle nuove band, delle nuove formazioni che facciano un genere musicale che ricordi quell'epoca? No, perché uno il problema se lo pone, perché poi quando ritorna quella musica e nascono delle band che con le loro canzoni rievocano un determinato periodo storico, un determinato rock vintage, chiamiamolo così, uno non si deve lamentare. Ecco perché oggi voglio portarvi due esempi che molti di voi sicuramente conoscono: i Greta Van Fleet e gli Strats. Queste due band, a parte il fatto che spaccano il fondo schiena a tante altre, sono il riferimento moderno delle icone del rock di un tempo, sia nella musica sia nell'estetica. Provate ad osservare i Greta Van Fleet, ricordano tantissimo le band degli anni 60-70 e lo si denota anche da come si vestono. E qual è il problema in tutto questo? Il problema è che in molti si sono lamentati perché ricordano in maniera spudorata i Led Zeppelin. Ma no! Ma dai! Facciamo quindi un confronto veloce. In effetti genere, stile musicale, atteggiamento, scelta dei suoni combaciano molto con i Led Zeppelin. Se avete ascoltato l'album dei Greta Van Fleet vi accorgerete voi stessi che il sound ha dei richiami vintage. È evoluto, no, lo specifico per quelli che figa, c'hanno una marcia in più, che sono geniali. Sta a vedere che adesso arriverà anche una band che assomiglia ai Queen, no? Ma dai, è impossibile. Allora, gli Strats, una band britannica, veramente molto molto bravi, sono diventati famosi negli ultimi anni. Lo stesso Dave Grohl ha rilasciato in un'intervista un commento molto positivo su di loro, dove dice appunto che per lui gli Strats è la band d'apertura migliore che abbia mai avuto. Non lo dico io, lo dice uno che di musica un pochino ne sa. E anche qua la gente, quella furba, non ha tardato a mancare, perché hanno subito segnalato che questi Strats ricordano per certi versi, per certe cose, i Queen. Non a caso Luke Spiller in un'intervista ha dichiarato che è la sua band preferita. E anche qua possiamo fare un confronto, vedrete che troveremo delle similitudini. Scelta del trucco, atteggiamento, impostazione vocale, tutte cose che possono richiamare un po' i Queen in effetti. Ma un altro dettaglio fondamentale che ha il marchio stampato dei Queen è proprio il mix, ragazzi. Mi rendo conto di esagerare, ragazzi, ma vi assicuro che il mix e il sound di una canzone gioca un ruolo fondamentale. Vi invito a testare con le vostre orecchie se non ci credete. L'assolo di chitarra di One Night Only richiama tantissimo il suono che utilizzava Brian May, chitarrista dei Queen, nelle sue canzoni. Fate caso anche al rullante delle due batterie. Ora non dico che siano uguali identici, ma si assomigliano tantissimo. E questo molte volte viene fatto apposta per far sì che l'ascoltatore abbia un sentore, una rievocazione di qualcosa di familiare e di piacevole. E parlo chiaramente del grande pubblico, non parlo dei musicisti esperti o dei tecnici del suono. Ci tengo a specificarlo perché sono consapevole che se mettiamo qua Chris Lordage mi trova 800 differenze tra i due rullanti. Già il fatto che queste due canzoni abbiano 39 anni di differenza vuol dire
dir tanto. In sintesi, la domanda che mi pongo e che vi pongo è la seguente: ma qual è il fottuto problema? Ma queste due band, sti ragazzi qua, sono bravi, c'hanno un bel tiro, piacciono, sì? Fine! Basta, comprati! Non stiamo qua a lamentarci del fatto che assomigliano ai Led Zeppelin o ai Queen. Io lo so che in questo momento mi sto inimicando un sacco di persone, un sacco di colleghi musicisti, però facciamoci veramente un esamino di coscienza, eh? Perché poi dopo sento le persone che dicono: ah, ma un pezzo così lo facevo anch'io, sono tutti bravi a copiare. Perché non l'hai fatto tu allora un pezzo così, scusa? Ah, lo so, perché non vuoi passare per un plagiatore, hai una reputazione da mantenere. Me ne rendo conto, sì, in effetti loro secondo me non stanno passando un bel momento. Non stanno bene con se stessi, secondo me. Tu li vedi, sono lì che poveretti soffrono perché pensano a tutte le persone che gli puntano il dito. Ora voglio dare quella che è la mia modesta impressione di queste due band. Per me loro non hanno copiato proprio niente. Anzi, penso che debbano essere una grande fonte di ispirazione per tutte le band emergenti italiane che vogliono intraprendere un percorso. Vuoi fare qualcosa di tuo? Hai tutto il diritto di prendere ispirazione da qualcosa che già esiste. Ma alt, non devi scoppiazzare di brutto. Loro non hanno scoppiazzato. Anche perché se andate a sentire gli altri pezzi di queste due band, non soltanto i singoli, vi renderete conto voi stessi che non hanno tutto questo sentore dei Led Zeppelin o dei Queen. Miei cari signori, musicisti esperti, tecnici informatici, imprenditori, idraulici, pusher, tutti. Io lo so che l'invidia è una brutta bestia, ma avete rotto il c***o. Basta lamentarvi del pubblico perché il pubblico è ignorante, il pubblico di qui, il pubblico di là. Non lo muovete il pubblico se parlate e basta. Trovate un modo per fare dei pezzi che piacciono sia a voi che agli altri. Concentriamoci sui veri sbagli, su quelli che davvero possono influire sul futuro. È solo quando diventi totalmente consapevole di aver fatto un errore che allora puoi rimediare. Vero Brian May? Brian? 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 Vero Brian May? Brian? 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 Vero Brian May? Vero? Vero Brian? Uè raga, c'è schioppato il cantante. È la fine, siamo spacciati. Uè raga, tranquilli che mi è venuta un'idea. Ma a me piace Adam Lambert. Anche a me. È che mi piace prendervi per il culo. Hey guys, siamo arrivati alla fine. Se il video ti è piaciuto lascia un like e un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock for Rookies. Ciao!